Sì, cosa sta facendo Debbie? Sta facendo delle patatine. Very Take care of the wives. nice. Come state? Perché sta preparando le patatine fritte e la pizza alla maniera antica, cioè qua lo chiamano caracol, cioè col carbone. No, I'm not using carbon now. I'm using wood. Wood. Falling down, so this also the cat and the dog they will eat. Cioè il gatto e il cane le mangeranno. Quindi stiamo aspettando la seconda porzione, diciamo, quindi ha fatto il secondo carico, diciamo, in patatine fritte. Poi, come potete vedere, bravissimo, ha fatto anche la pizza. Pizza con le salsicciette. Buonissima, alla maniera che la fa Dimple, è bravissimo. Che usa questo fornetto elettrico che arriva a 250 gradi e esce sempre buonissimo. Andiamo a vedere le patatine. Quindi anche le patatine procedono. Queste vediamo, queste le assaggiamo. Buonissime. Quindi si possono fare anche al barbecue. Basta che trovate questo tipo di pentole qui, che le usano in Asia, queste pentole. Si possono fare anche al barbecue. No, this was in our farinderia, this. Sì, We sì, buy no, ma this sto one. spiegando che questi Ah. sono typical Asian Ah. pot, But cioè yes. è perfetto per cucinare al barbecue praticamente. Potete preparare la pasta, potete fare il pollo, potete fare queste ricette, ma anche le nostre. Puoi mettere il pesce qua, puoi mettere tutto a cucinare. Poi ovviamente questo qui faceva parte perché prima avevamo aperto una piccola carenderia, cioè sarebbe un piccolo ristorantino vicino alla spiaggia, che la gente come lavorava si fermava da noi e la mamma di Dimple cucinava e c'aveva qualche cliente che gli venivano, però poi alla fine l'abbiamo chiusa perché c'era troppo lavoro da fare, la mamma era da sola e Dimple era incinta. Che pensate, una donna anziana comunque a gestirsi da solo un piccolo ristorante non va bene, cioè sì, andava la figlia di Dimple, Psyche, che è una brava ragazzina e sa fare il caffè, poi era bravissima, cioè la sua stazione era di fare il caffè e i frullati li fa benissimo, però un ristorante ci vogliono almeno 5 persone. Quindi qua comunque stiamo sempre a stuzzicare, cucinare, robe fresche. Poi Debbie, o Dimple, è un'ottima, capito? A livello di professionale, capito? Quindi nel nostro canale potete vedere sempre le ottime ricette. Io cerco di tradurle per voi perché lo so anche il mango flot. Cioè la torta al mango, quella la riproporremo e farò la traduzione in italiano, visto che vi è piaciuta così tanto. Quindi le patatine sono pronte, stiamo aspettando la pizza. Ottima pizza al taglio. Capito perché uscivano più scurette. Adesso vedi com'è il video, che bello luminoso. Guarda. Sì, che live.
very light, you know. Mm. Ho capito perché. Mmm, che meraviglia. Take that lemon. Quindi si va all'assaggio, Ora all'assaggio. Buonissimo. Lo so che guardando questi video vi viene fame anche a voi. Poi devi aggiungere la cricchetta. C'è anche la coca? Coca? I don't know. No. Vuole pepsiani? Ah. Io rimango qua. Un ottimo successo. Tutti contenti, tutti che mangiano. Poi dobbiamo lasciare qualcosina anche ai ragazzi. Perché sono a scuola ancora. Quindi questa qua è per i ragazzi, la lasciamo nel forno. Per Psyche e Lindin. E qua ci siamo sempre le patatine. Okay. Quindi questo qui è il mio piatto invece. Andiamo a farci una bella scorpacciata di pizza. Che Debbie è bravissimo. Quindi pensavate che in Filippine non sapessero, non conoscessero la pizza. Qua la prossima volta che la ordiniamo vi faccio vedere la pizza hawaiana, cioè con le come si chiama, con l'ananas. Che è la preferita dei nonni. I nonni preferiscono quella hawaiana. Quindi se volete la ricetta della pizza di Debbie, gliela chiedo e la scrivo nella descrizione. Che è bravissima. È un'ottima pizza al taglio. Quindi sta per arrivare anche la Coca-Cola. Yeah. Shout out to the sponsor, Auntie. Thank you. Very nice pizza. And the pizza, very special. You like? How is your pizza? Yeah. Mm-hmm. Very nice. It's delicious. Deliciosa. Let me tell you. One day I go in Pisa and there is the pizza store. Mm-hmm. I buy 5 pizza. Mm. Cioè ho comprato 5 pizza una volta a Pisa. Mm. Alla sesta mi ho lasciato un pezzetto e c'era la gente là che pensava che avessi comprato solo una pizza. Mi ha detto, ma come? Ha lasciato la pizza. Invece perché ne avevo mangiato altre 5 prima. Poi quando sono andato a Pisa io ho mangiato la fiorentina da 1 kg, 400 grammi. Cioè, a steak, it was 1 kg, 400 grams in Pisa. E poi I go in a Chinese restaurant. There for dinner, and the same thing. Anche in Italia potete trovare, capito, dei posti dove si mangia alla grande, capito, spendete poco. Basta andare, uscire, non rimanere nel divano come facciamo noi. Ogni tanto andiamo a esplorare, troviamo qualche posticino da mangiare, ma anche vai al supermercato, c'è qualche offerta e sei contento. Quindi l'immancabile Pepsi o Coca-Cola col ghiaccio appena comprato. Quindi adesso ci beviamo una bella Coca-Cola dopo la pizza. Oh.
che io adesso mi bevo una bella Coca-Cola. Poi quando c'è ancora questo caldo, perché qua è ancora estate, capito? Quanti gradi ci saranno oggi? How many degrees? What degrees? The temperature. 34. Ah? 34 today. I don't know. Ci saranno 34-35 gradi adesso, capito? Voi ci avete la neve qua invece. Ci beviamo la Coca-Cola fresca. Che boh, è estate. E purtroppo questo mese la bolletta è un po' alta, perché la temperatura è calda, quindi abbiamo il condizionatore sempre acceso. Però rispetto all'Italia è sempre bassa. 10 persone 80 euro al mese. 10, a volte anche 15. In Italia in 15 persone paghereste 1000 euro di elettricità. Qua 80 euro al mese. Ok, okay. Cin cin. Se vi piacciono i nostri video, anche queste ricette, poi perché a me piace anche parlare di come fare i trucchetti per i video, per avere video più di successo, iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo video, ciao ciao.